On the other side of a street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Seconda puntata di Superbike TV da Imola, dedicata alla Supersport. Seconda gara della Supersport, perché la prima, ricordiamo, in Australia un mese fa era stata vinta da Kenan Sofoglu, di ritorno dopo un anno non molto fortunato in Moto2. Per il pilota turco quindi era stato un ritorno con la vittoria. Questa gara sarà molto più difficile perché ha subito un infortunio durante i test che ha svolto col team in quel di Aragon poco prima della gara. Questo farà sì che il pilota non sia in perfetta forma e dovrà difendersi dagli attacchi di Fabien Foret e Brock Parks, i suoi principali antagonisti nella prima gara in Australia, e anche dai vari Clusel, Loves e tutti gli altri che vogliono vincere il campionato. Però andiamo subito quindi nei box per goderci i nostri consueti live. Col rapporto, un dente più corto ancora ci starebbe? Sì, più lungo. Più lungo? Adesso siamo più lunghi di ieri, sì. Perché ti spiego. Al Tamburet, alla Villeneuve, quando vengo fuori da questo, dal T6 e T7 qui, sono troppo sotto coppia di terza. Ah, ma è corsato. Cioè, si tornerebbe come ieri, sì. Però c'era altri problemi. Dobbiamo ragionare un attimo, dai. Devo provare a farla io meglio, farla scorrere un po' di più, forzarla di meno. Ma qui non la fai scorrere perché... Qui faccio quinta, terza e entro dentro. Ok, ma hai problemi che non ti... No, arrivo troppo... Cioè, sono troppo guanti. Arrivo troppo largo nella prima e non riesco a girarne a destra. Perché continua a spingere da perché dietro? Perché forzo la staccata io, la moto, non, la staccata non è aggressiva come piace a me ancora, quindi... Lascio i freni, vado lungo. Quindi poi quando devo girare lì con la terza, la moto va, scende troppo sotto coppia, boh. Proviamo uno step diverso. Non farla marcia. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare, perché ieri... Abbiamo due turni meno degli altri, quindi... No, farò meglio, adesso riesco a girare abbastanza anche... Io lui chiedevo prima con la velocità, perché io devo tenerti in un range di velocità. Secondo di come tu affondi la staccata o meno, come abbiamo potuto vedere, devo andare a tararmi la forcella in modo da darti quello. Sì, sì, sì. Okay. No, però la direzione è questa. Ok, okay, per adesso... Abbiamo fatto uno step, adesso possiamo andare... No, poi diciamo che questo step è quello che mi permette... di avere un po' più di fiducia sulla moto e spingerla un po' di più, soprattutto per riuscire a venire un pelino giù con i tempi. Ok, perfetto. Visto che hai preso abbastanza ritmo sul primo, appunto, e sul secondo, sul terzo. Il pezzo qua, la moto va abbastanza bene, perdo però... un pelino a scendere giù qua sotto e qua sopra perdo. Rivazza? Perché Rivazza... anche lì perdi abbastanza, mi sembra. No. Allora, sulla prima, anche lì la frenata ancora non la faccio bene. Perché lì sarebbe da mollare abbastanza il freno, non, la sto iniziando a mollare sempre di più, ma ancora mi manca. Continui un po' a tirarla dentro. E sulla seconda, soprattutto negli ultimi giri, è iniziata a vibrare molto. Quando chiudi e vai dentro, inizia a saltellare. Sì, aveva 10 giri alla fine la gomma. Alla fine o quando l'abbiamo riutilizzata? Questa era nuova quando sono entrato. Ok, allora basta. Gli ultimi 3-4 giri che ha iniziato un pelino a calare. Sì, che è iniziata a calare e è iniziata a saltare fuori un po' di giri. Soprattutto quando provi a... spingerla dentro con un po' più di velocità, chiudere il gas un po' più anche deciso, come glielo chiudi e vai più in angolo inizia a saltellare. Guardiamo, perché secondo me va incontro ancora al problemino che abbiamo visto al primo però turno. È migliorata tanto l'ultima S, la frenata, riesco adesso a frenare, a farla patinare un po', okay. Entrare meglio, diciamo che la direzione è questa, sì, la prima S mi piace molto, riesco a tenere sempre la linea, la moto non è molto pesante, okay. Però diciamo il problema era quello, cioè mi mancava riuscire a frenare la moto nel primo pezzo, che non riuscivo a avere quella sensazione. Non posso stravolgertela
Sì, sì. Abbiamo visto la direzione, facciamo un altro passo per pomeriggio. Secondo me, se seguiamo così, adesso io prendo più il ritmo, posso incendere bene. Okay. Me. Poi lasciate frenare senza cazzo, dobbiamo ancora migliorare. Sì, alla seconda S. Alla seconda S, alla su, quando scollina vado a sinistra, sia giù tra quei minerali, la seconda prima della salita. Ok, secondo te anche dell'accelerazione? L'accelerazione è migliorata. Stende anche un pelino meno, a poppare di meno, anche a scivolare. Scivola ancora un pochettino, un po' di meno di prima. Va bene. Dopo migliorare un po' di dati. Vorrei un po' di dati per scivolare un po' bene. Da lavorare, di vedere cosa gli hai fatto con l'ultimo uscita e gli vai cambiata la mola, sì, la differenza no, ma il problema dall'altra parte, esatto, bisogna che il cambio, come al cambio le marce ogni tanto entrano e escono, no i rapporti ti trovi bene? Mi trovo meglio. Hai sentito nessuna differenza lunghezza, no? No, sulla lunghezza non c'è la differenza. L'unica marcia un po' è l'uscita della Villeneuve di terza, che è un po' bassa. Però per il resto sono abbastanza contento. Alla Pirattella gliela devo mettere, la marcia non posso tenerla. No, perché non ci sta. Si potrebbe quasi allungare ancora un dente. Il problema è che dopo non vado più a uscire in altre curve. Dopo non esci più di là? No. Bisogna che fai un bel giro fatto per bene. Comparando stamattina, oggi pomeriggio, l'anno scorso, lo guardi un po' tutto e lo guardi bene, cioè curva per curva, staccato, inserimento, centro curva di tutti i giri, per capire dove possiamo avere del margine. Una sessione molto avvincente quella della Supersport, soprattutto per una bandiera rossa dovuta alla caduta di Roberto Tamburini a 3 minuti e mezzo dalla fine, che ha rimescolato le carte, perché fino a quel punto Sheridan Moraes era saldamente in testa alla classifica e c'erano poche possibilità di miglioramento per gli altri, soprattutto per un gran traffico in pista con piloti che si aspettavano cercando di trovare la scia giusta. Bandiera rossa tutti ai box, 2 minuti, cambio delle gomme per tutti e di nuovo tutti fuori per provare un ultimo giro e riuscire ad andare davanti. Ad avere la meglio, proprio all'ultimo giro, a pochi secondi dalla fine, è stato Sam Loeffs che ha superato il sudafricano del team Lorenzini, che è rimasto in seconda posizione nonostante avesse ancora i primi 2 intermedi rossi. Dietro di lui il compagno di squadra Kenan Sofoglu e Jules Clusel, che è riuscito così a riacciuffare una prima fila insperata viste le prove che lo vedevano sempre verso la 10ª posizione. Apre la seconda fila Parks, davanti a Fauré, Tamburini, che nonostante la caduta è riuscito a rimanere 7° in seconda fila, e Roccoli a chiudere la seconda fila appunto. Seguono poi Nemeth, Schultz, Kuombi e Imre Thoth. Eccoci con Sam Loeffs. So Sam, it was a really strange session for the red flag at the end, but maybe for you was better like this. Well, to be fair, we worked a lot in the start of the session for the race tomorrow. We made some changes from this morning, so for me, I knew that I could do a fast lap time. I didn't know how fast, so but that the red flag was a disappointment because I went out with 6 minutes to go, so 3 flying laps. So, but we only got one, but luckily it was enough to get pole position. It was better for the crowd, for everybody who was watching, because everybody on the track at the same time. Yeah. Was difficult to do it for the traffic? Luckily I missed the traffic, but I thought maybe it's difficult, but luckily I missed the traffic and it was okay. So I got a clear run and made a good lap. In the front row, I think you were the one that gained most of the other. So yeah, I mean, the race is obviously totally different and we've been working a lot for that, so we'll see tomorrow. But it's been a really good weekend, the team have been fantastic, the bike's working well, and yeah, I look forward to tomorrow. Con Lorenzo Zanetti, proprio al termine della sua prima Super Pole in carriera, hai appena chiesto di quanto sono rimasto fuori, ti hanno guardato come per dire lascia perdere perché è talmente poco che ti arrabbieresti. Ma sì, dai, brucia, però sono consapevole, siamo venuti qua, è la mia seconda gara in Superbike, il nostro obiettivo era quello di entrare in Super Pole, quindi per noi già arrivare a filo di entrare nella Q1 è già un buon risultato, la squadra mi sta mettendo in condizioni di crescere in fretta, anche se io vado coi piedi di piombo e voglio crescere piano, passo dopo passo, senza troppe pressioni. Com'è stato disputare questa prima Super Pole da un punto di vista, diciamo, emozionale, emotivo? Era più togliermi il peso di provare la gomma da tempo, non l'avevo mai provata, tant'è che la prima alla fine l'ho sprecata perché non sapevo come usarla, la seconda sono riuscito a usarla
un po' meglio, un filino meglio, ma ho trovato un pilota e mezzo, non sono riuscito per quel poco probabilmente a centrare la Q1, però sono contento così, ecco. Poi nel secondo turno di Superpole hai provato a usare ancora quella usata? Sì, siamo partiti con una gomma normale da gara, perché appunto avevo finito quelle da qualifica, abbiamo fatto comunque un buon tempo che mi permetteva quasi di entrare in Q1, poi non avevamo più gomme, quindi ho rimesso una usata che mi ha permesso per il primo tratto di pista di quasi di migliorarmi, però dopo ha crollato di colpo e va bene così. Senti, insomma, l'hai detto prima, il team ti sta mettendo nelle condizioni di crescere, è il posto migliore per crescere. Sì, non ho ancora particolari pressioni, la squadra è tutta intorno a me, ha voglia di far bene e quindi insomma per ora sono contento così, non posso chiedere di più. Ricordiamolo, insomma, il salto dalla stock alla superbike è un salto incredibile. Sì, è molto molto difficile perché poi ti trovi da usare una moto praticamente di serie, una che è zeppa di elettronica, telemetria, molte gomme, quindi insomma mettersi a posto per la gara non è facile, le gare durano il doppio e sono due, quindi insomma. Qual è la difficoltà maggiore che stai riscontrando, al di là di avere un tecnico espertissimo come Lucio che insomma è al tuo fianco? Ma lui mi sta dando una mano enorme a bruciare le tappe, ma appunto il difficile è che siamo in un secondo in 20 e quindi basta un niente, basta un errore in cui tu o sei davanti o dietro, quindi veramente non bisogna tralasciare niente e cercare di migliorarsi il più possibile in tutti i punti.